Buon pomeriggio e allora bentrovati per questa edizione del telegiornale delle 14. In apertura ci occupiamo di cronaca. È stata effettuata giovedì l'autopsia sul corpo del giovane ventenne ucciso in maniera orribile una settimana fa ad Alatri in provincia di Frosinone. L'autopsia ha confermato che è stato un oggetto contundente usato più volte a metterlo nella condizione di morire in maniera così orribile. I due protagonisti della vicenda, che sono rinchiusi nel carcere di Regina Coeli in celle isolate per evitare ritorsioni da parte dei detenuti, risponderanno oggi, o se lo faranno, alle domande dei magistrati. Sentiamo. Ed ora una ampia pagina culturale. Iniziamo parlando di Matilde Bonetti, la scrittrice torinese che ha scritto il libro Love Factor. È tornata in Puglia per 1 o 2 giorni, dove incontrerà i ragazzi delle scuole. Ha cominciato a Martina Branca e Cisternino e venerdì si trova a Tuglie per presentare due suoi nuovi lavori, uno dedicato ai cuccioli ed un altro al pattinaggio su ghiaccio. Sentiamo. Ed ora una ampia pagina sportiva. Incominciamo con il basket. Si è conclusa la stagione 2016-2017 dell'Olimpica Basket. I gialloblu di Giovanni Gesmundo hanno perso gara 2 del quarto di finale contro il Vasca Nardò, che avanza in semifinale. Una stagione conclusa tra infortuni e vicissitudini varie. Sentiamo. E adesso la pallavolo. Si profila un weekend fucsia per la nona giornata di ritorno della Serie C femminile. Le ragazze, allenate da Michele Valentino della Pallavolo Cirignola, capolista del torneo, affronteranno sabato pomeriggio alle 18:30 una impegnativa sfida interna contro la quarta in classifica, l'Adriatica Volley Trani. Sentiamo. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale delle 14. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, come sempre, questa sera alle 19. Buon pomeriggio a tutti e buon fine settimana.